Per poter continuare a sperare nella salvezza, il Cagliari doveva oggi necessariamente battere il Milan. Invece, non solo i rossoblu sardi sono stati sconfitti, ma hanno anche perduto per le rimanenti 15 giornate di campionato il loro grande alfiere, Gigi Riva, vittima di un nuovo grave infortunio. Si è visto, tra Cagliari e Milan, un buon primo tempo, con gioco aperto e ben impostato da entrambe le parti. Due le occasioni principali. La prima è per il Milan al 25esimo, gran botta di Benetti e palla che colpisce l'incrocio di pali. La seconda per il Cagliari al 44esimo, punizione di Riva, tiro molto forte ma impreciso. In apertura di ripresa, al secondo minuto, il Milan va in vantaggio, cross di Sabadini e deviazione di testa di Calloni a pochi passi dallo sfortunato Copparoni. Quindi, due minuti più tardi, l'infortunio di Riva in un contrasto con Bett. Si ha subito la sensazione che l'incidente sia piuttosto serio. Riva è portato fuori campo e attorniato dai giocatori delle due squadre. Il medico sociale del Cagliari non ha dubbi sull'entità dell'infortunio, il terzo di particolare gravità nella carriera dell'ala sinistra del Cagliari. Uscito Riva, la partita non ha praticamente più storia. Il Milan raddoppia al 33esimo sul rigore concesso per un atterramento di Chiarugi da parte di Lamagne. La trasformazione è di Calloni. Il Cagliari ha una coraggiosa reazione e accorcia le distanze ancora sul rigore al 37esimo per un fallo di Sabadini su Viola. Il tiro dagli 11 metri è dello stesso Viola. Quindi il Milan fissa definitivamente il risultato sul 3-1 con questo gol di Biasiolo a 4 minuti dalla fine. Per il Cagliari la Serie B sta diventando un'amara realtà.